Oh yeah. Siciliano per fare un video messaggio d'amore alla sua fidanzata. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora, tu sei di Trapani? Sì. Originario di Trapani? Sì. Sì. Da quanto tempo è che sei fidanzato? Da un mese. Da un mese. E tu praticamente sei venuto qui stasera appunto per fare un video messaggio d'amore rivolto alla tua fidanzata? Sì. Sì. Dove tu praticamente televisivamente puoi dimostrare tutto l'amore che tieni per lei. Esatto. Dico bene? Sì. Quanto tempo è che ti conosci con questa ragazza complessivamente? Pochi mesi. Pochi mesi. Sì, sì. Però ha solo da un mese che tu praticamente sei fidanzato. Esatto. Come ti sei conosciuto con lei? Tramite suo fratello, lavorava a benzinaio. Ho capito. Cioè tu andavi spesso a fare benzinali da suo fratello? Sì, sì. E ti ha detto praticamente che c'era sua sorella che si voleva far fidanzata con te. Sì, esatto. E tu hai acconsentito. Esatto. Vi siete conosciuti? E ci siamo innamorati. E vi siete innamorati. Come che vi siete conosciuti? Qua, alla villa. Alla villa. Sì. Racconta tutto. Niente, ci siamo voluti bene, sua madre e suo padre mi vogliono pure bene.
che io mi comporto bene e non vado più tramite mezzo alla strada. Esatto. Cioè sei diventato praticamente un ragazzo perfetto. Esatto, sì, sì. Quello che voleva lei d'altronde. Esatto, sì. Va bene Giuseppe, allora io in questo momento ti cedo il microfono e tu farai il tuo videomessaggio d'amore rivolto alla telecamera come se stessi parlando con la tua fidanzata. Come si chiama la tua fidanzata? Giussi. Giussi. Quanti anni c'è Giussi? 18. 18, mentre tu ne hai 40. Esatto. La differenza di età c'è, però per te sì. Va bene, sì. Per lei pure, penso. Appunto. Ah, va bene. Allora, tieni il microfono, rivolgiti alla telecamera e parla con la tua fidanzata. Ok. Allora, ciao Giussi, sono io il tuo amoroso, fatti vedere, fatti sentire, sono in televisione, quando sei comoda scendi e andiamo a mare a farci un bagno, ti amerò per sempre e ti amerò per tutta la vita e salutami a casa, sia a mamma e a papà, amore mio e vita mia, sei sempre dentro il mio cuore e ci rimanerai per sempre. Tu e tutta la tua famiglia e tutta la settimana della generazione. Salutami a casa, salutami a mamma e papà, ai tuoi parenti, salutami tutta la famiglia. Digli a loro che li voglio tanto bene. Ciao amore mio, in bocca al lupo. Ciao vita mia, ti amo. Bene Giuseppe, era un bel videomessaggio, complimenti. Però non mi avevi detto che ti eri visto ultimamente con la tua fidanzata? No, probabilmente no. No? No, no. Quanto tempo è che non ti vedi con la tua fidanzata? Ora già c'è, aspetta, 4 giorni. 4 giorni. Che non ci vediamo. Allora per questo gli hai fatto il videomessaggio? Sì, per questo. Ma come mai? Come mai Giuseppe? Che è successo? No, una litigata? No, no, niente, completamente. Niente. Siccome la mia ragazza sì. Vuole che io ci vada a casa. Esatto. E io sono litigato, sono pizzicato un poco con il mio suocera. Ho capito. E il motivo? Perché sta? Non lo so il motivo. Cioè che erano normali e che praticamente è successa la lite. Esatto, sì. Ma cose grosse o cose o fesserie? No, fesserie, cose di niente. Esatto, quindi tu speri col passare del tempo insomma di riappacificare la situazione. Sì, sì. O sì. Speri tramite questo videomessaggio insomma di riappacificarti con lei. Esatto. Esatto. Vabbè, amici telespettatori, ci siamo sentiti il videomessaggio fatto da Giuseppe, 40 anni di Trapani. Giuseppe è qui, per cui se Giussi, 18 anni, di dov'è Giussi? Di Trapani. Se Giussi, 18 anni di Trapani, in questo momento lo sta guardando in TV, è pregata naturalmente di telefonare al numero che sta vedendo in sovraimpressione perché è il numero del suo fidanzato, dico bene Giuseppe? Sì, sì, giusto. Per cui Giuseppe è qui che sta aspettando la telefonata di Giussi, per cui Giussi, se ci stai guardando, telefona proprio in questo momento. Giusto? Ok. Per la rubrica dei video messaggi d'amore Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente da parte mia Giuseppe. Giuseppe. Ciao ciao.